infatti l'ultimo oratore, l'avvocato Rienzi, che parlerà dei sistemi di difesa del consumatore. Il sistema di difesa dal produttore del tabacco o dal ministero? Vedo Zucchero che è pericolosamente preoccupato. No, dico, quest'anno io vi informo, quest'anno purtroppo vi porto un brutte notizie perché la magistratura italiana avrebbe bisogno di un counsel, anzi c'è qualcuno che vuole mandare qualche counsel al tribunale civile di Roma, poi vi dirò perché vi informo su tutti gli aspetti del programma della difesa della, non della persona, del cittadino, dalla, da questo dramma che è il fumo. Intanto voglio dire una cosa sull'alcol, che non c'entra niente, ma insomma non fa sempre bene. Cioè noi siamo riusciti a far mettere su una marca di birra la scritta che dice che il bere alcolici fa male, cioè può produrre danni, cioè un po' come sui pacchetti di sigarette. E abbiamo chiesto al Ministero di far fare la stessa cosa a tutti. Allora ci hanno risposto, dice ma non si può perché bisogna fare un regolamento europeo, eccetera, eccetera. Beh, non si può, però noi l'abbiamo fatto, quindi si capisce perché non si può. Bisogna farlo fare volontariamente alle aziende, cercando di trovare dei virtuosi percorsi per indurre a farlo. Però c'è una novità positiva che è questa, che la proposta di regolamento europeo non saranno esclusi, diciamo, dalla normativa sugli alcolici, gli alcol pops, quelle schifezze che danno ai ragazzi che non rompono il dedo, mascherati da cibi dei nobili, quindi questo è importante. Per quanto riguarda invece il fumo, veniamo, diciamo, vi ricordate, non so se l'anno scorso già avevamo iniziato questa class action, ma non credo, avevamo iniziato proprio avevamo il programma, diciamo, come l'abbiamo fatto, questa class action. Una vera class action con la legge di nuovo, cioè l'articolo 140 bis del codice del consumo, per un problema particolare, diciamo, che riguarda i fumatori, che è quello della dipendenza determinata. Ma che c'è? Della dipendenza. Nemmeno dalla nicotina, ma da quegli additivi che sono aggiunti al tabacco, anche di nascosto, per metti qualche cosa, non puoi essere. Se mai il ministro della salute, allora dicevo, per accettare praticamente, noi abbiamo citato in giudizio la BAT, no? La British Tobacco. Perché? Perché ha prodotto e venduto sigarette senza adottare quelle misure idonee che noi riteniamo non siano soltanto quelle delle scritte del tabacco fa male. Non ho mai incontrato le immagini, quindi vi racconto pure alcune. Perché praticamente il danno derivante dalla nicotina sostanzialmente, che è un danno derivante dalla dipendenza e dalla spesa che uno fa di sigarette perché non riesce a smettere, è un danno che loro dovrebbero evitare, i produttori dovrebbero evitare, e quindi abbiamo chiesto il risarcimento del danno, perché c'è questo principio che la sentenza della Cassazione, la numero 26516 del 2009, ha fissato in modo molto importante, cioè il principio dell'applicazione dell'articolo 2050 del codice civile, cioè questo è importante per capirlo bene. Cioè che cosa ha detto la Cassazione? Beh, lasciate perdere, tanto. La produzione e la vendita di tabacchi lavorati integrano un'attività pericolosa, per il counselor, ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile, poiché i tabacchi, avendo quale unica destinazione, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sé per la loro composizione biochimica e per la valutazione data dall'ordinamento una potenziale carica di nocività per la salute. Cioè, che vuol dire? Che il produttore di tabacco, siccome esercita un'attività pericolosa, ai sensi dell'articolo 2050, vai avanti, siamo già molto.
è tenuto al risarcimento dei danni se si cioè deve provare di aver adottato tutte le misure idonee per evitare. Noi riteniamo, e abbiamo sostenuto in giudizio, che le misure idonee non sono quelle normali, vai avanti, ma sostanzialmente avrebbero dovuto che cosa fare? Avanti, predisporre un foglietto di avvertenze, cioè in cui si dice che il contenuto del tabacco può creare dipendenza. Avrebbero dovuto organizzare campagne informative, evitare pubblicità occulte, eccetera, eccetera. Ma soprattutto avrebbero dovuto eliminare, non aggiungere al tabacco quegli additivi, questo non l'ho trovato, l'ho guardato attentamente, non trovate molte cose che dicono una cosa, di aggiungere questi additivi come il cacao, le guinizie, che sono stati aggiunti nascostamente, diciamo così. E quindi non è tanto, dice, ma tu sai, sei fumatore, lo sai che il tabacco bene o male crea dipendenza. Sì, ma io devo sapere quello che fumo per poter essere, diciamo, corresponsabile. A parte che con il 2050 non si esclude la responsabilità del produttore anche se c'è la corresponsabilità. Infatti quella sentenza della Cassazione è relativa proprio ai danni da fumo, no? Quindi diceva, non importa che il fumatore sa che il fumo fa male, però tu comunque metti in commercio un prodotto pericoloso per la salute, devi fare tutto quello che è necessario, bla bla bla, eccetera, eccetera. Quindi è un principio molto importante. Voi sapete che ci sono dei limiti massimi di nicotina, catrame e CO che le sigarette possono contenere, ma nella realtà sapete anche, come hanno detto appunto Faraone e la stessa Philip Morris, che loro aggiungendo ammoniaca, liquirizia, cacao e quant'altro, creano una maggiore possibilità e capacità di assuefazione al tabacco da parte del fumatore. Ora, questo era il punto della class action. Il tribunale, questa immagine qui dice, come dice Magnetti, bravo Mangiaracina, che esiste già una varietà di tabacco senza nicotina che però nessuno probabilmente vuol produrre perché non è conveniente, perché immaginate sigarette senza nicotina non creerebbero dipendenza, non sarebbero il business che sono le sigarette con la nicotina che ha dipendenza e quanto ha voluto di fare. Quindi il tribunale che cosa ha fatto? Avanti, probabilmente se c'è una tosse premessa avete detto le tasse, quindi il tribunale di Roma praticamente ha detto che gli additivi non si sa che sono, servono per fare un miglior sapore alla sigaretta, cioè delle cose veramente incredibili, cioè, hanno recepito completamente le argomentazioni difensive dell'avvocato e quindi hanno dichiarato inammissibile in primo grado naturalmente la class action perché non è provato che questi additivi in fondo anche la nicotina che dà un miglior sapore, anche la nicotina fa gradire di più la sigaretta, non sia una scelta in fondo del fumatore e comunque non sia semplicemente un mezzo per migliorare il sapore delle sigarette. Quindi questo è il livello della nostra magistratura. E quindi adesso ne sono se fare rotazioni politiche, altre che separazione delle carriere, che ci vorrebbe veramente forse di cultura specifica sulla salute del cittadino che manca completamente a questa gente, non si rendono conto di che cosa significa evidentemente assorbire nel sangue, nell'organismo, sostanze di cui nemmeno si conoscono gli effetti, perché sono sconosciuti. E qui devo fare un'altra critica però al Ministro della Salute, Ferruccio Fazio, che ha fatto un comunicato all'ANSA dicendo che avevamo ragione e che le case produttrici di sigarette non forniscono, come sarebbe se avete obbligato per legge, non forniscono come dovrebbero gli elementi di componenti, i componenti né la nicotina, né la quantità di nicotina, né gli altri componenti additivi che sono messi nel tabacco. Questa è una cosa gravissima, cioè è gravissimo non solo il fatto che non li forniscono, ma è gravissimo che il Ministro lo ammetta e non adotti dei provvedimenti. Quindi io farei qui un appello innanzitutto al Ministro per chiedergli di, cioè, che le sigarette che non vengono, le marche che non forniscono
informazioni vengano eliminate dal mercato, sospese dal mercato, almeno questo. Cioè, perché se no qui non ne usciamo, perché nessuno vuole accettare la cosa liberamente del tabacco. Il ministro avrebbe anche dei laboratori, io ricordo che un altro anno avevamo fatto anche una questione sul fatto che non ci sono i fondi per fare questa analisi, non so se questi fondi sono arrivati, no, niente.